Il 2011 è un anno strategico per il gruppo Unipol e la convention del canale Assicoop di Unipol Assicurazioni è la prima occasione utile per comunicare il cambiamento a 400 agenti di vendita riuniti nell'annuale appuntamento dedicato alla motivazione e alla formazione su nuovi prodotti e servizi. Villaggio di prestigio in una località di mare ad un massimo di 2 ore di volo, presenza di una sala congressi, possibilità di relax e svago, trattamento all inclusive, compatibilità con gli aspetti di produzione tecnica dell'evento e con il budget. Questi i vincoli per la scelta della location, che cade sull'Insotel Punta Prima di Minorca, perla incontaminata delle Baleari. La nuova architettura di marca del gruppo insiste ripetutamente sul nome Unipol. Nasce il payoff Unipol Mania, che mira a gratificare i partecipanti grazie alla loro forte identificazione con la cultura aziendale, riproposta come visione del futuro. Le fasi organizzative, il viaggio e l'arrivo sono accompagnate da informazioni sul web ed SMS. L'accoglienza è particolarmente curata. Gli ospiti entrano nell'Unipol Mania. Nei primi giorni è divertimento e voglia di stare insieme con escursioni sull'isola, buona cucina e relax in attesa della convention che si tiene presso il centro congressi, dove la sala è allestita ad arena. 4 megaschermi animati da grafiche e filmati abbracciano le 400 sedute disposte attorno ad una pedana centrale su cui si alternano i relatori. Palloni giganti, stendardi, adesivi, vetrofanie e giochi di luce sono gli ingredienti di un allestimento leggero e volutamente economico. All'esterno, Winder, rotor e palloncini rappresentano i connotati di un'identità che esprime forte spirito di gruppo. Era una buona scelta strategica pensare che le persone fossero un valore e che avessero potenzialità da esprimere. La mattinata è dedicata alle attività della rete di vendita. Il management illustra risultati e strategie commerciali, obiettivi e nuovi prodotti. Un filmato su realtà aziendali vincenti offre spunti sulla strada da intraprendere, sulla motivazione e l'organizzazione del lavoro. La sessione pomeridiana si apre con l'esecuzione dell'Inno d'Italia, accompagnata da un filmato che ripercorre la storia di Unipol, intrecciandola con quella del paese. Insieme al top management del gruppo si discute dell'identità, dei valori e del futuro dell'azienda, e tutto sfocia nella premiazione di chi si è distinto per il successo di Unipol nel corso del 2010. Un'attenta scaletta e animazione, che non lasciano spazi vuoti, garantiscono 55 premiazioni in meno di 15 minuti e tutti sono soddisfatti. Un aperitivo a bordo piscina e un'elegante cena di gala chiudono il programma. Cala il sipario su una giornata piena di emozioni.